diffidenza dei registi, invadenza degli attori, cattivo gusto, mancanza di fantasia. Ma sono soltanto questi i mali cronici che affliggono il nostro cinema comico? Chiediamolo a Totò, ritrovandolo proprio in questo teatro, il Valle, che con il grande attore napoletano ha accolto il periodo d'oro della nostra rivista satirica. La comicità era diventata troppo intellettualizzata, troppo occasionale, difficile. Il pubblico andava al cinema per ridere e, guarda caso, non rideva. Quindi ne usciva deluso. La comicità non può essere limitata a questo o a quel periodo. La comicità è quella di sempre, antica e moderna nello stesso tempo. Prendiamo ad esempio il maestro di tutti noi, il grande Charlot. Charlot si era creato una maschera, un tipo, un personaggio, e in qualunque soggetto era sempre lui, sempre lo stesso. La realtà andava incontro a Charlot e non Charlot si adattava alla realtà. Le nuove leve sono davvero inesistenti? Per forza, non c'è più il vivaio. Una volta c'era Dava Spettacolo. Noi quasi tutti abbiamo cominciato da Dava Spettacolo. Cresce la gioventù, crescono piano piano i baffetti all'insù. Non c'era l'avidità del guadagno. Prendiamo per esempio il caso mio. Io lavoravo, ho cominciato in una compagnia da spettacolo nominata Capece, Umberto Capece, il capocomico, faceva il Pulcinella. Io abitavo a Piazza Indipendenza e dovevo fare andata e ritorno da Piazza Indipendenza al Solo Levera in Borgo Pio. Siccome era un po' lunghetta, chiesi al mio capocomico due soldi per il tram. Quindi erano 14 soldi alla settimana. Quando gli feci questa richiesta, il capocomico mi licenziò. Invece i giovani di oggi non hanno la passione che avevamo noi. Loro hanno solo l'avidità del guadagno. Vogliono subito la macchina, la Cadillac, il successo, l'autografo, la fotografia sul giornale. E quindi si dedicano alle canzoni. E infatti abbiamo un'inflazione di cantanti. In Italia ce ne saranno 200.000, 500.000, non lo so. Perché sperano loro che, uscite da un cosiddetto festival, incidano 1 milione di dischi e guadagnino 700-800 milioni. E invece noi no. Noi questo non ci pensavamo proprio, facevamo la fame. E alcuni produttori, per risparmiare, basavano e basano il film comico sul dialogo, quindi parole, 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 parole. Ecco perché il film comico all'estero non attacca, perché traducendo alla lettera questo film, queste battute, perde il significato originale, cioè quello del nostro idioma, e l'acquista un altro che spesso non dice niente. Io per esempio mi ricordo un giorno, mi trovavo a Nizza e passando per una strada vidi un mio film in un cinematografo, Totò Sceicco, sono entrato per vedere, era tradotto in francese naturalmente, quindi ero lo sceicco arabo e avevo una ragazza vicino, un'odalisca, che mi diceva che le battute originali dovevano dire Omar quanto sei bello a me, ma comunque... Allora il francese diceva, la francese diceva, Omar, come tu es joli? E io rispondevo, Omar, vedi Omar, in italiano, vedi Omar, quanto è bello, che tesoro, te non fun, eccetera, eccetera. E invece il francese, che doppiava me, rispondeva, oui, mon amour, regardez la mer comme c'est joli. E che c'è zic? Che c'entrava? Era tutta un'altra cosa. Si riempie la cassa forte d'acqua. Acqua. Dalla serratura che... Acqua, acqua. Dalla serratura che esce il liquido acquatico, diciamo così, quella è la buona. Ma è un sistema pratico? No. Oh, ragazzi, Totò, a proposito di un certo genere di comicità, ritrovò la schiettezza e la verità del personaggio nel Professore dei Soliti Ignoti. Era quello un film che sembrò indicare una via nuova al cinema italiano. Un prototipo dal quale, fatalmente, sarebbe derivato il filone delle imitazioni. Alcuni produttori poi sfruttano il filone di successo. Per esempio, dopo divorzio all'italiana, c'è stato matrimonio all'italiana, menage all'italiana, la zia all'italiana, il battesimo all'italiana e tante altre cose. Poi è venuto 007, 008, 09, 010, 300, 00, quell'altro film, un pugno di dollari, un dollaro falso, $2.50, $3.75, fino a stancare il pubblico e rovinare magari il povero attore meschino egli.